Have you got it this evening? Io qualcosa io lo sento. Ma io dico che devo dire, dovrei dire tanto, ma voglio vedere se riesco a mettere in piedi la cosa essenziale. Noi in una riunione come questa dobbiamo essere rigorosi con noi stessi nell'esame della situazione, tenendo conto del quadro che ci circonda. E questo tipo di relazione che ci è stata fatta da Marco, se non la leghiamo alla realtà di questa provincia, rischiamo di fare una discussione che non ci porta da nessuna parte. Noi siamo una provincia governata dal centro-sinistra come amministrazione provinciale e la maggioranza dei sindaci, e abbiamo anche una regione governata dal centro-sinistra. In questo centro-sinistra, con le varie differenziazioni, c'è la completa partecipazione di Rifondazione Comunista, con la parentesi che abbiamo conosciuto a Frosinone. La provincia di Frosinone non ha mai nella sua storia conosciuto una situazione più deteriorata di quella che noi viviamo sotto tutti i punti di vista, dal lavoro ai protesti, all'inquinamento, all'infiltrazione mafiosa, all'intreccio a fare politica e quanto altro. Potremmo continuare una giornata a elencare e a provare tutte queste cose. Quindi, se vogliamo modificare questo tipo di situazione, noi ci dobbiamo battere e dobbiamo avere come obiettivo la modifica sostanziale, radicale del modo di governare la cosa pubblica. E Rifondazione o quelle forze progressiste che sono all'interno di questa coalizione devono fare le proprie scelte, le proprie battaglie, non possono più avere il ruolo che hanno avuto fino ad oggi, soprattutto non possono parlare quel linguaggio che è unico del centro-sinistra ed è di qualsiasi formazione politica. Io ho ascoltato tanti, dai comunisti italiani ai verdi ai DS, parlano tutto lo stesso linguaggio, la stessa cosa. Dobbiamo tenere presente in questo tipo di realtà che oggi nel nostro paese predomina il Partito della Libertà, il Popolo della Libertà. C'è una disgregazione morale, politica, organizzativa che evidenzia la incapacità di fare opposizione al Partito della Libertà. I cittadini vedono l'istituzione come strumento di affare di politica e i partiti sono le agenzie legate alle istituzioni procacciatrici, procacciatori di affari per questo intreccio di affare politica. Purtroppo questo è. I partiti hanno perso le loro caratteristiche. E io credo che se non mettiamo insieme queste questioni, perdiamo di vista la necessità di quello che dobbiamo fare. I cittadini non hanno, anche nel caso dell'acqua, alcun punto di riferimento quando perdono il loro diritto, quando non vedono riconosciuto il loro diritto. Questo vale per il lavoro, per la sanità, per l'acqua e per qualsiasi cosa. I sindacati, come potremmo dimostrare ampiamente per le questioni dell'acqua, sono subordinati alla CEA perché
hanno dentro gli apparati ACEA, ex dirigenti sindacali passati alla CEA, di tutte le sigle sindacali, hanno i figli e i parenti e gli amici dei sindaci di esse, degli amministratori di ogni composizione delle maggioranze, di ogni ordine e grado, e fa il bello e il cattivo tempo. È questa un intreccio affaristico mafioso che ha un capo dei capi e che noi non possiamo non considerare. I cittadini hanno voglia di battersi, le organizzazioni, le associazioni e il movimento non solo per l'acqua pubblica, ma il movimento del volontariato e le associazioni sono riuscite in questa provincia da soli, con enormi sforzi, a mettere insieme una manifestazione per il diritto alla salute, a mettere insieme una manifestazione in questa città che è partita da un quartiere, quello di Colle Cottorino, Madonna della Neve, con ampia partecipazione. Stiamo preparando quest'altro tipo di manifestazione con il presidio all'amministrazione provinciale. Siamo isolati dalle forze politiche, nessuno ci dà una mano. Questa è la migliore dimostrazione che le istituzioni, i partiti sono un'altra cosa. Il sindaco di Frosinone, dove c'è la presenza della forza della sinistra radicale, aveva concordato con il nostro movimento di aprire gli sportelli presso le circoscrizioni per assistere i cittadini. Se l'ha rimangiato il giorno dopo, non c'è stata nessuna protesta né dei verdi, né dei turchini, né dei rossi e né dei gialli. È questo modo di fare che non può essere più. Né possiamo essere complici. Rifondazione, ma il movimento progressista nel suo insieme. Io non parlo di Rifondazione, mi colloco nell'ambito di un largo schieramento di quelle forze progressiste che dovrebbero riaggregarsi e trovare il modo di stare insieme anche quando non sono d'accordo, per fronteggiare questo tipo di realtà e per incominciare a dare le risposte giuste. Io credo che noi dobbiamo fare tutte queste considerazioni e dobbiamo incominciare a vedere dove andare a parare. Noi non possiamo stare in una regione che designa il capo degli industriali a dirigere il consorzio di sviluppo industriale. Perché questo signore, oltre a essere il capo degli industriali, è anche il capo della televisione, è anche il padrone di un giornale, e noi creiamo in questa provincia un piccolo Berlusconi, e non possiamo poi schierarci contro Berlusconi. Noi dobbiamo impedire, se vogliamo essere punte di riferimento della gente, perché quel signore poi è capo di cordate che devono rilevare siti industriali importanti su cui speculare, o a cui è stato dato un pezzo di territorio di questa città per la speculazione edilizia. Allora, queste sono le cose che accadono. Nel caso del servizio idrico, noi non siamo di fronte a piccole inadempienze. Noi l'abbiamo scritto, nessuno ci ha querelato, l'abbiamo detto alle televisioni dappertutto: c'è un'azione di rapina